Come on. You know why? Because we're so. Per l'iscrizione, buonasera figliuoli. E sì, so già che c'è uno tsunami di ignoranza dopo le dichiarazioni sull'action di Final Fantasy, ma vi ho già detto di ignorarle una volta. Fatelo ancora, perché tanto quel gioco sarà bello. Che ci siano dei nostalgici del cazzo che odiano il fatto che sia action oppure no, non cambierà la questione. Comunque, ragazzi, stasera no, niente Barba e Baffi. Ho avvertito sul Barba Channel su Telegram, che come ben sapete è la fonte migliore per sapere esattamente quale sarà la schedule della settimana. Quando c'è qualche imprevisto, avviso sempre sul Glorious Barba Channel, quindi su Telegram cercatelo. C'è anche il link nelle informazioni, sia del Barba Gruppo che del Barba Channel. Se andate lì e usate Telegram, siete sicuri di avere sempre tutti i giorni le informazioni sugli stream che arriveranno. Stasera niente Barba e Baffi, so che lo attendevano in tanti, ma semplicemente Simone era raffreddato di brutto e quindi poraccio, sarebbe stata una sofferenza non indifferente costringerlo a fare il Barba e Baffi, quindi non possiamo farlo oggi, lo sposteremo durante la settimana a un giorno in cui Simone si sentirà meglio. Detta terra terra, ho sentito dei Daft Punk, Peace, che mi dispiace molto ovviamente, e nulla, oggi si gioca online un po' a Guilty, visto che comunque ci mancano solo una giornata ancora, 24 ore forse neanche di beta, che comunque era già stata allungata di 2 giorni, quindi oggi ne approfittiamo per dare degli schiaffi. Come avete visto, Strive in sti giorni mi sta piacendo da morire e sta facendo anche un sacco alla gentaglia del Barbagruppo, tanto che comunque è 2 o 3 giorni che si allenano come dei matti da quando la beta è aperta. Vi ho già parlato del gioco, il gioco per me ha un netcode straordinario, è molto divertente, meccanicamente secondo me ci hanno comunque preso di cattiveria, è molto 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 ben fatto. Chiunque dicesse è stato semplificato non lo ha giocato, perché il gioco è tutt'altro che semplice da gestire. Siamo ancora nel parco 26, che ormai è diventata la patria del Barbagruppo praticamente. Ti permette di fare con i suoi Roman Cancel delle cose assolutamente abominevoli ed è super divertente. Agli alti livelli sarà sicuramente molto sbilanciato e
un po' rottarello, perché già si vede che certi personaggi fanno delle porcate senza senso. Però, ragazzi, è sempre così, nel senso, non potete pretendere che al primo tentativo sto gioco sia al livello di XX o di Xrd Revelator, che era il terzo tentativo. Non c'è niente da dire, nel senso, Light credo sia il primo. Io continuo a giocare con Sol perché dà degli schiaffi di morte molto divertenti. E oggi gioco prevalentemente con la chat, ragazzi. Mazzate con la chat, sì sì, oggi mazzate con la chat. Già ieri sera, verso le 11 in realtà abbiamo giocato, mi sono divertito molto. C'è un sacco di gente in chat che sta imparando, al solito. Ripeto, peccato che non si possano fare i rematch, però a sto punto chi prima arriva meglio alloggia. Cioè, giocate tra di voi, giocate contro di me, picchiamoci serenamente e allegramente, schiaffi di morte e divertimento. Bang! Pom, pom, Bandit Bringa! Oh wow, mi ha fermato malissimo. Come mi ha preso qua? Oh, no, non volevo farlo. Ho schiacciato il pulsante per sbaglio. Qua mi ha proprio baitato. Qua però gli ho fatto molto più male di quanto si aspettasse. E anche qua. Questa fa male. E me la sono proprio presa in faccia. Non so se l'ha tirata a random, ma se non l'ha tirata a random me l'ha calcolata, tanta roba. No, questa invece... morto. Ciao. My heart is blazing. Counter. No. Non tirare mai questi a caso. Oh, questo mi ha fatto molto male. No, non da vicino quelli. Counter. Questo non... mamma, ha preso. Oh no. Not good. Morto. Mamma, che schiaffi che tira su. Che schiaffi. Bella combattuta, Light. GG. Che schiaffi che tira Sol. Mamma mia. Che schiaffi che tira Sol. Porca troia. Che mazzate. Che mazzate che tira Sol. Porca puttana. Oh, mazza, si è raggruppata un po' di gente. Esce dal microfono, Under. Sì, perché non ho purtroppo delle cuffie con un cavo abbastanza buono per arrivare fin dalla televisione. Prima o poi le prenderò. Avevo le wireless, ma la mia televisione non le legge. E questa cosa mi provoca delle grandi sofferenze. Vediamo chi arriva per la prossima partita. Inizializzazione dell'incontro, Dark Fabri. Un altro Kai Kiske. Ragazzi, siete banali, però. Siete banali, però. L'unica cosa che non ho capito... per ora ne ho fatta una, Icky. Ne ho fatta una soltanto. Per ora non ho capito cosa vi porti a cambiare piano. Nel senso che... cioè, non colgo cosa vi dia il cambio piano. Cioè, perché ne ho vinte un botto di partite di fila. Ne ho vinte tipo 20 di fila. Eppure non mi ha cambiato piano. Bandit Bringa! Volcanic Viper! Calcio! Oh, no, non volevo fare questo. Questo è stato un buon Roman in parata. Se no si pigliava degli schiaffi di morte. Sagnieci. Bob, bob, bob. Oh no, non l'ho preso con quello dopo, se no aveva vinto. Mi ha fatto del male. Ancora vivo. Aia. No. Bella, bravo, mi ha inculato malissimo. Non mi aspettavo la presa. Bang. Preso. No, sono basso, figlio mio. Non funziona la presa lì. Qui invece sì.
No. Volcanic Viper. Cross up. Bravo, bel burst, se non è rimorto. No. Sì. No. No, se facevo una qualunque altra specie l'avevo vinto. Mi sento un po' stronzo in questo preciso istante. Ho vinto io. Il round, no? La partita, ovviamente. Stavolta non si è fatto fregare, bravo. Bandit Bringa! Aio. Ah, male. Però il Volcanic Viper te lo sei preso proprio in faccia di cattiveria. Anch'io le prese, figlio mio, mica solo tu. Questa fa male. No, l'ho mancato. Bonk. Oh, no. Volcanic Viper. Bella. Ho vinto. GG, bella partita anche questa. Ci sei andato molto vicino, ma non abbastanza vicino, perché il potere dell'unga è troppo grande. That is bullshit blazing. Netcode fantastico comunque, ragazzi. Netcode favoloso. Cioè, se le lobby fanno cacare, ma il netcode è davvero una bomba. Il netcode è veramente straordinario. Sembra di giocare locale. No, non uso più Leo Canil perché non mi ci trovo bene in questo gioco. Cioè, è un personaggio comunque forte. Ho visto gente molto forte con Leo. Però Leo è difficile da utilizzare efficacemente. È tutto basato sulle stance. E comunque è parzialmente un charge character che col pad faccio fatica a utilizzare decentemente. E quindi praticamente in neutral... Oh, c'è Iskald con Ramletal. Ramletal è fortissima in questo gioco. Veramente fortissima. Però Sol e i suoi cazzotti di morte mi piacciono molto di più. Cioè Sol proprio... Sol non ha bisogno di piazzarsi in stance strane. È molto più dritto. Una volta che ti prende cioè, devi solo soffrire. Boom. Iskald tra l'altro che è un giocatore di Guilty Gear di vecchia data, che usava Ramletal anche prima. Infatti è già uscito dall'angolo molto velocemente. Preso. Bravo. Oh no. Oh no, devo farlo prima. Mamma mia. Bomba. Meno male che non aveva le spade, se no ero morto. Spero che abbia premuto un tasto a cazzo. Non ha premuto niente. Grazie per l'iscrizione, Mike No Break. Ha vinto lui. Lo scambio è stato favorevole a lui. Ah, ho fatto io una cazzata perché quella roba lì era super unsafe. Volevo rischiarmela, ma... Mamma mia, Ram, se sono all'angolo sono nella merda. Questa mi sa che non la vinco, grazie per l'iscrizione, ma guardo dopo chi è stato, ragazzi, se no qua mi ammazza. Sempre che io non riesca a romperlo prima! Ok, questa sì che era una combo. Questa sì che era una combo. Boom! Anche questa sarà una combo. No! L'ho failata! Merito la sconfitta malissimo. Qua è un problema. Pa 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 pa. Evitiamo il chip damage, please. Bandit! Oh, ho perso, mi sa. Sì, il Bandit Bringer non è bastato a stenderlo. Ha fatto un bel cambione. Difficile, ma bella partita. Mamma mia, comunque che cazzottoni in faccia che t'ho tirato quando sei finito all'angolo, Iskald. Porca vacca. Solo per quella combo lì meritavo quel round. Vedete cosa vuol dire fare una beta dove ti puoi allenare nel training mode, ragazzi? Che ogni tanto ti partono le combo ed è il delirio. Mamma mia. Spero anch'io, Yurjo, che ci sia un matchmaking normale all'uscita.
perché questo gioco merita delle lobby normali, devo dire la verità. Però anche così alla fine si impara a gestirlo. Vedete che alla fine stiamo riuscendo comunque a giocare. È anche abbastanza bene, tra l'altro. Dash con Giovanna. Quanto dura l'open beta? Finisce domani, Lendra. Non mi ricordo se finisce tipo alle 5 o alle 4, ma finisce a breve. Siamo al 26 esterno, Babudoio. Se vuoi unirti. Sì, chiunque può giocare, ragazzi. Oggi è gioco contro il Barba Group e mi diverto a giocare col Barba Group. Tanto siete tutti abbastanza ferrati con i picchiaduro, quindi. Come vedete, sono tutte partite molto combattute. Duo One. Serve più unga nella tua vita. Aspetta che arrivo e ti do un po' di unga. Bunga, 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 bunga. Volcanic Viper. Mamma mia, se stai per. Oh, meno male. Meno. E sei stato molto furbo a farlo, te lo dico. Ma non basta. Sei all'angolo. Sei all'angolo console e devi soffrire all'angolo console. Adesso ho provato a baitarla, ma non è servito. Vortex. Mamma mia, che schiaffi che tira solo. Che soddisfazione che mi dà sto personaggio, ragazzi. Che tra l'altro non ho mai usato Sol in un Guilty Gear. È la prima volta che Sol mi piace più di tutti gli altri. Perché l'hanno fatto proprio, boh, l'hanno fatto super potente. Non so come definirlo. Cioè, è da proprio le cartelle di morte. E mi dà delle soddisfazioni enormi. So, Bandit Bringa. Questa fa male. Mamma mia, mamma mia, Sol. Mamma mia. Cioè, come fate? Come si fa a non amare sto personaggio? Parliamone. Sei morto. Bandibringa! Bam! Cioè, sto personaggio è i pugni personificati. Sto personaggio è i pugni personificati. Sol Chad Guy, sono d'accordo, caro. Mamma che cartelle che tira. Puttana maiala, Sol, quanto tira i pugni fortissimo della morte. Mamma che schiaffi. Vediamo che è il prossimo Duncan. No, Red Ribbon con Faust. Grazie per l'iscrizione a Sicktoft. Ma prima che si era iscritto? Dante, grazie per l'iscrizione e Mike No Break. Sì, torno indietro perché qua non c'ho la lista. È il Terry Bogard di Guilty Gear. Adesso sì, vecchio player, più di quanto non lo sia mai stato. Anche se in realtà la super di Terry l'hanno messa a Ram Lethal, perché quella in cui pialla le due spade per terra, dà il botto della morte e toglie 200.000 di danno, è letteralmente il Power Gazer istantaneo. Cioè, è letteralmente quella roba lì. Con Faust ci ho giocato poco, è un personaggio veramente strambino in sto gioco. L'ho sempre stato strambino, devo dire la verità. Però a sto giro è particolarmente strambo, devo dire. Mamma mia. Hai fatto bene. Oh, connessione. Qua potevi. Madonna mia, che botte che tira. Che botte! Che botte che tira. Dove vai? Oh, questa fa male. Anche questa fa male. Questa fa malissimo. Peccato. Ma gli schiaffi, gli schiaffi. No! Maledizione, boom! È ancora fermato e ha fatto benissimo. Spero che abbia premuto un tasto, questa ogni tanto la tiro a cazzo. E invece non ha tirato a cazzo, ma sto sbagliando tutto adesso, però. Madonna, che fastidio! Ah, mi ha fregato 12 volte questa cosa qua. Devo capire come pararla, se mi colpisce dietro o davanti. Perché mi ha inculato con quella mossa lì e basta.
Ma preso. Questa fa male. Stavolta l'ho parata. Vaffanculo. Non mi freghi 12.000 volte. Oh, invece sì, ancora. Sei morto. Boom! Non vi conviene usare normal a random a distanza non ravvicinata con Sol, ragazzi. Mamma, quanto è ignorante Sol. Poi me l'hanno messo anche col colore di Dante, cioè mi sembra quasi fatto apposta. Me lo state proprio regalando. Mi state proprio dicendo, questo deve essere il tuo main. Questo deve essere il tuo main in Guilty Gear, me lo state proprio dicendo. GG comunque, ragazzi, GG. Tutte partite molto divertenti. Vediamo se ce la fa Duncan, che tra l'altro vedo che usa... che usa chip. Anche lui, chip lo vedo usare da pochissima gente. È la 26 esterna Captive Waiting, come al solito. Non sta partecipando nessuno? Ehi? Ragazzi? Duncan? Ribbon? Qualcuno? Qualcuno vuole giocare? Ok, qualcuno ha inizializzato. Oddio, comparsa gente. Ecco, l'unica roba di ste lobby che... Allora, le lobby sono atroci, ragazzi. Il problema è che quando ti piazzi in partita ti teletrasporta in giro e ogni tanto non riesci a inizializzare gli incontri perché sfasa. Vedi che sta arrivando un botto di gente ma non mi sta inizializzando l'incontro. Mi sa che questo non riuscirà a inizializzarlo. No, ce l'ha fatta. Con Duncan ce l'ha fatta. Ah, è Andrea. Chip... Chip è un personaggio molto forte ma estremamente difficile da usare, ragazzi. L'ho visto usato molto efficacemente da pochissimi giocatori per ora online, perché tra l'altro è il personaggio con meno punti vita del gioco, quindi è quello più rischioso da usare di tutti e quasi nessuno lo usa seriosamente. Controllo della connessione dell'avversario è molto lungo però a sto giro. Ok, no, sembra tutto a posto. Boom. Anche mi sembra... Stia spammicchiando o sembra no? Duncan, stai fermo. Mamma mia! Duncan che va per tutto lo schermo, che fastidio! Il problema di Chip è che se lo prendo due volte è morto. Cioè, c'ha sto problemino qua. Può muoversi per tutto lo schermo, ma se lo piglio due volte è morto. Mamma mia, che male. Mamma mia, gli schiaffi. Ma è morto. Chip dura troppo poco, ragazzi. Contro Sol, Chip dura troppo poco. GG comunque, Andrea, GG. Cioè... Chip dura una combo in meno, praticamente. È proprio un brutto matchup contro Sol, sì. Chip è ottimo contro personaggi molto lenti o comunque che hanno danni un po' più limitati, ma in sto gioco soffre tanto perché i danni sono altissimi e veramente ti shottano. Cioè, fanno due combo e sei morto. Vabbè che quasi, cioè... Miglia ha più o meno gli stessi problemi, però in questo gioco ha più mix-up di Chip. Miglia ha un po' gli stessi problemi. No, ragazzi, non posso fare l'invincibile Loli Gianza qua. Posso fare solo il molto difficile da battere cazzotto Gianza qua, perché non mi hanno messo una Loli con le mosse di Akuma. Non ho avuto questa fortuna, purtroppo. Mi hanno messo un tizio gigante incazzato che tira i pugni di morte. Va bene lo stesso, sono comunque felice. Devo anche vedere come sarà Angie. Babudoyu con Potemkin. È il primo Potemkin del Barba Gruppo che trovo? O ci avevo già giocato con Babudoyu?
Sapete che non mi ricordo? No, Zaibatsu, non hanno le stesse resistenze. Tipo Potemkin è quello che ha più punti vita e Chip è quello che ne ha meno. No, hanno resistenze differenziate. Oh, mi sono deconcentrato come un pirla e non è una cosa buona da fare. Vale. Questa fa malissimo. Preso, ma ha mancato con quelle dopo. Aio. Guardate quanto cazzo leva Potemkin. Mamma mia, oh. Mi ha tolto più lui di quello che gli ho tolto. Cazzo è successo qua? Ah! Vedete cosa intendo con Potenki? Non è stato altrettanto facile mandargli giù la barra. Madonna quanto cazzo leva Potenki. E poi ha l'armor, che non è piacevole, come potete notare. Mi sto avvicinando troppo quando dovrei giocarmela più di neutral. Madonna, che schiaffi. Stavolta t'ho fregato. Si è levato giustamente dall'angolo. Morto, bravo Babudoyu. Madonna, Potemkin, che schiaffi. È duro da uccidere, è duro. Ci sono andato vicino, ma è veramente duro. GG. Quale Guilty Gear puoi comprare adesso? Ah, Machino, ti direi di prendere l'Oxard. L'Oxard è un po' più vicino degli altri a questo, anche se è molto diverso. Ed è quello tecnicamente più bello ed è il più recente, quindi allenati con quello. Ha anche personaggi parzialmente simili, perché sono gli stessi, con mosse un po' diverse, ma sono simili. Oh mamma mia, Yurjo con Mei. Qua sono un sacco di schiaffi. Qua c'è un personaggio in questo gioco che dà delle mazzate più di morte di Sol, quella è Mei. E in mano a Yurjo mi fa molta paura, perché Yurjo, se non seguite il Barba Gruppo da tanto, se non seguite i Barbas da un po', è il nostro campione picchiaduro. È fondamentalmente quello più forte coi picchiaduro. E mi darà un sacco di schiaffi, avrà già ottimizzato tutte le combo possibili e immaginabili. Preso. Non sono riuscito a fargliela dopo. Preso. Brutto counter. Preso. Si è salvato. Se no, era fatta. Qua invece sono io che ho fatto una cagata. Per un pelo. Mi ha quasi recuperato. Porca vacca, se è stata tirata. Mei fa dei danni abominevoli in sto gioco. Non da... Allora, anche da metà schermo è pericolosa. Però fa veramente tanto male. Quella la segue. Devo capire chi è il folle che ha deciso che si poteva seguirla, perché è davvero troppo forte. Aia. Brutto counter. Male. Se ti prende il delfino una volta, ti lascia un istantale che ti becca sicuro col secondo. Preso. Con la presa normale, però non con la... Mamma mia, che male. E poi è fastidiosa, perché va in giro. È molto più mobile di quello che sembri. Male.
No. Urca troia, che priorità che ha sta merda. Minchia, Jurgio mi è riuscito a spaccare. Bella partita comunque. Mamma mia. La schermata finale di May è stupenda. Cioè, sta cosa che ci sono tutti i Jellyfish Pirate disegnati e che non vedi. No, non è rotta, Canile. È semplicemente Jurgio che la sa usare molto bene. Guardate che a livello di danni e schiaffi di morte, May non è che faccia tanto più danno di Sole. Stanno lì. Sono personaggi molto da cartelle. Cioè, ti prendono e ti fanno dei danni allucinanti. Grazie per iscrizione The Coxer. May c'ha sta cosa che è un charge character. E quindi è molto indicato per chi usa gli stick. Con un hit stun allucinante se ti piglia. Oh no, mi ha teletrasportato. Porca puttana. Mi ha teletrasportato, ragazzi. Sono al centro della mappa. Mi ha teleportato. Sta cosa è assurda comunque. Cioè che ti teletrasporta in giro per la mappa e non sai mai dove cazzo finisci. Questa roba qua la devono risolvere. Cioè le lobby ok, a sto punto le lasceranno così, ma almeno la roba che se attivo l'incontro mi lascia nella zona. Quello mi sembra almeno. È ancora la beta, certo, Ivan. Mica è uscito il gioco ancora. Esce tipo... Sapete che non mi ricordo quando era la data di uscita esatta. Let's rock. Mamma mia, questa... perché non l'ho preso? Voleva farmi una presa, mi sa. Preso! No. Cazzo, mi ha preso ancora. Ah, mi ha fottuto con i pugnetti. Bravo, Dash. GG. Oh no. L'overhead. Sta giocando molto difensivo, ha capito che è la cosa più furba da fare. No, non mi freghi due volte con quella roba lì. Questa è unsafe. Questa no. Oh no, ho sbagliato la distanza. Ok, ok, no, non l'ho fatta tutta, sennò se n'era andata praticamente tutta la sua barra dei punti vita si cancellava. Oh, volevo fare la figata, ho sbagliato la normal. Passa attraverso i proiettili quella roba lì, lo scopro adesso. Non credo che tu possa dal... E invece puoi. Puoi dai leggeri, cazzo. Not good. Sei morto lo stesso, però bravo Dash, mi hai fatto sudare a sto giro. Puoi dai leggeri la super, porca troia. GG. GG, GG. Che succede, ragazzi? Vedo che la lobby si è riempita di cattiveria. Comunque tutte belle partite, ragazzi. Molto... Sono quasi fiero di voi. Quasi fiero di voi. Siete quasi dei bravi giocatori. Bravi, bravi, bravi. Vi faccio i miei complimenti. No, Ziggy, purtroppo Simo sta male stasera, quindi niente, niente barba e baffi, purtroppo.
Lo recupereremo, per carità. Credo sia Duncan che... Esatto. No, Just Zimmo con Nagoriyuki. Personaggio stranissimo, difficilissimo da usare, ma veramente figo Nagoriyuki. L'hanno fatto veramente figo Nagoriyuki. È super strambo, ma mamma mia quanto spacca i culi. No, era freddato Necros, giustamente non voleva fare il barbe baffi, tappato duro, facendo fatica quasi a parlare, quindi... Ha solo un brutto raffreddore. Nago che c'ha il problema non sottovalutabile di non avere un dash aereo, e quindi ha delle normal allucinanti per sopperire a questa mancanza, ovviamente. Come vedete... Però ha poca mobilità aerea. Non è che gliene freghi troppissimo, visto che cazzo di normal si ritrova. È anche lento come la merda, però è molto pericoloso. Pensavo di fotterlo, invece mi ha fregato lui. Non pensavo fosse plus dopo quella. Mamma mia che cazzo di normal che ha Nagoriyuki. Nago non è un grandissimo matchup per Sol, perché Sol deve proprio avvicinarsi e andargli in faccia. Ho sbagliato. Merda che schiaffi. Preso. Non buono. No, pensavo di riuscire a stare sopra con il gun flame, e invece quella cazzo di bassa pesante ti prende anche se ti alzi con quel salto lì. Porca troia che range che ha. Porca puttana. Pensavo di riuscire a fotterlo con quella, invece no. GG comunque Jazzimo, GG. Porca troia, un range quella roba lì come anti-air assassino. No, non ti devi avvicinare via area, Nagoriyuki. Dovevo combattere molto più grounded, ragazzi. Però vedete, anche questo è il bello. È la beta, ma c'è già quasi tutto il roster e già impari ai matchup. Cioè, stai già imparando a giocare contro i vari personaggi. Mi sono ancora teletrasportato a sinistra, ma lasciate perdere. Questa è la lobby che come al solito fa la coglione. Eh sì, è per compensare, ragazzi. Nagoriyuki ha pochissima mobilità, però ha delle normal allucinanti. Nagoriyuki, ad esempio, gente zoner come Kai, o che zoner, cioè gente con proiettili buoni tipo Kai, oppure che combatte dalla distanza tipo Axel, la soffre da morire. Se sei un rushdown con Nagoriyuki, fai della fatica. Cioè fai della fatica vera, perché arrivargli vicino... Non è una cazzata. Dà delle bordate. E una volta che ti tocca sono danni veramente allucinanti. Non ho capito chi ha inizializzato l'incontro. Captive Waiting. Ok. Che usa Giovanna anche lui. Un botto di Giovanna comunque, ragazzi, eh. Sarà che è il personaggio più basic, anche se non è facile usare per un cazzo neanche lei, Occio. Però la sta usando un botto di gente. Male. E va bene così. Nope. Oh, pensavo di prenderlo. Vabbè. E poi la musica di sto gioco spacca, ragazzi. Due. No, volevo fare il tre. Bravo. Ha fatto il salto indietro. E è morto. Bang. GG. GG che più waiting. Sì. Ha ragione Schiacci, Tonks. I personaggi da beginner in questo gioco sono Sol, Kai e Giovanna. E anche Ram Lethal, eh. In realtà anche Ram è molto accessibile in questo gioco. Meno degli altri. Continuo a prendere emblemi, ma non capisco perché. E comunque non mi alza comunque il piano, non me lo alza. Mi lascia sempre al piano 2. Continuo a darmi emblemi, non so che cazzo mi servano. Però va bene, buono così.
Ok, vediamo se mi teletrasporta ancora. Ho visto che oggi è uscita la patch di Street Fighter 5, Yurjo. Molto figa e sembra anche figo Dan, però devo capire come verrà gestito, nel senso... Secondo me si sbilancerà completamente il gioco. GG player, console bad guy. Abbiamo un mirror match. Graficamente è incredibile davvero, Cadrega. Forse il gioco, il picchiaduro più bello che abbia mai visto. Cioè, non ho mai visto un gioco rendere il 3D in modo simile. È incredibilmente bello. Preso. Che male. Oh, ma preso. Ha fatto anche lui. Dove vai? No. Pensavo fosse l'altra. Pensavo fosse l'altra. Body bullshit blazing. Male. Però questa te la pigli. Bravo. Preso. No, non mi prendi. Questa mi ha preso invece. Aspetta, eh. No, volevo fotterlo, invece l'ho fatto troppo dopo. Morto. No, sei ancora vivo. Morto. GG. Il netcode è incredibile, ragazzi. Ma d'altronde questo è rollback netcode fatto bene. Cioè, non è incredibile perché è Guilty Gear. È incredibile perché è rollback netcode fatto bene. Il rollback netcode fatto bene è sempre così. Anche in Mortal Kombat 11 era eccezionale il netcode. Ci sono altri giochi che lo usano il rollback che è figo uguale. È complicato Spifowski. Però quando uscirà farò delle live in cui lo spiego proprio bene. Cioè cercherò di fare delle live proprio per spiegare. Ma sei trasportato ancora di sotto. Incredibile. Altra Giovanna. Brava Giovanna. Farò delle live in cui cerco di spiegarlo passo passo anche proprio a chi non ha mai giocato un picchiaduro. Proprio per cercare di fargli capire le cose. Bam 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 bam. L'ho preso. Male. C'è stato un momento di... No! In vantaggio lui, non si capisce come. Va bene. Male. Non devo usare della roba unsafe contro di lui. Qua avrei fatto... Per una volta che avrei fatto bene a usarlo. Lascia plus quello, giustamente. Com'è che non mi ha liberato dalla presa sto giro? GG, Joarro. Non ho capito per quale motivo non mi ha liberato dalla presa, visto che mi aspettavo la seconda, ma vabbè. Capita.
premuto il tasto giusto, ma sono morto lo stesso come uno stronzo. Va bene. Zato è difficilissimo, Canil. Se siete dei neofiti, non usate Zato. Cioè, ve lo dico. A parte che è un personaggio che è impossibile usare nel pieno delle sue capacità se non usate lo stick. Cioè, scordatevi proprio di usarlo al 100% se non state usando lo stick. Perché Zato ha il negative edge e senza lo stick utilizzarlo è un casino della madonna. Ancora mi ha teletrasportato tra le altre cose. Però è un personaggio che a me è davvero difficile da usare. Non usatelo se siete dei principianti. Perché vi rompono il culo. Cioè, non riuscite a fare le cose, semplicemente. Non so, Dream, cosa ci sarà allo Spectate. Probabile che sì, eh. Però lo Spectate potrebbe creare dei problemi, non lo so. Bisogna capire. Qua Roll Black Flames è andato a 5 a un certo punto, che è abbastanza preoccupante, devo dire la verità. Oh wow. No. Oddio. Cominciamo. Ma la spiegherai poi, eh. Bung. Bung. Bunga. Mamma mia. Preso. Mamma mia. Mamma mia. Ti segue fino a lì? Non fluttuare mai. Non fluttuare mai contro Sol Bad Guy. Sì, cercherò di spiegarlo nel dettaglio, ragazzi, sto gioco, quando sarà il momento. GG Dash, buona cena. Sì, ve l'ho detto, ragazzi, c'è parte. Io spero vivamente che abbia tanto successo, anche per via del rollback. Quindi il fatto che il rollback sia... Il rollback ti permette di giocare con tutte le nazioni, con un buonissimo... Un altro Nagoryuki. Con un buonissimo... Con un responso, con molta fluidità, senza troppe perdite, delay e altri cazzi. E credo che quello lo lancerà tanto, oltre al fatto che tra l'altro è bellissimo da... Oh, connessione interrotta. È saltato lui o sono saltato io? Sai che è saltato lui. Va bene. Vediamo con chi. Light. È proprio divertente da giocare, però, ragazzi. Cioè, una volta che, anche sapendo le basi, anche senza portarlo a un limite incredibile di tecnica, è proprio divertente da giocare. Pensavo di prenderlo. Bang, bang. No, peccato. No. Oddio, sto perdendo tutto il vantaggio che avevo. Fortunatamente ha tirato un dragon punch a cazzo. Stavo dominando, ho perso tutto il mio vantaggio. Ancora?
Non capisco Light. Ormai dovresti aver capito come gioco. E dovresti aver capito che sono proprio il re del Lunga Bunga. Cioè, che non ragiono minimamente, tiro a cazzo Dragon Punch come se non ci fosse un domani. Non dovresti farlo anche tu contro di me. Questa l'ho presa. Bravo. Preso. No, non me l'ha fatta. Mi sento un po' uno stronzo, devo dire la verità. Perché hai scattato? Non puoi evitarla con un jump back questa. Non puoi evitarla con un dash back questa. Piglia per tre quarti dello schermo. Devi essere dall'altra parte, sennò col cazzo che la salti. Yoink. Chi c'è adesso? Ancora Deso, che prima si era disconnesso for some reason. I caricamenti sono velocissimi comunque. Sarà che è PS5, ma sono veramente velocissimi. Rollback frames 0 addirittura. L'ho preso. Aia, 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 sta roba prende da tutta l'altra parte dello schermo. Mamma mia, le normal di Nago, devo capire come fotterlo. Vabbè, almeno sono uscito dall'angolo. Volcanic Viper! Volcanic Viper! Volcanic Viper! Tripla. Parata. Mi sa che è troppo lontano. Infatti mi sono fatto inculare come un babbo. Oh no, non l'ho continuata. Devo labbare di più. Preso. Volcanic Viper. Che male che fa. Mamma mia Nago. Io o lui? Io. Per un pelo, ma io. GG. Preso. Ha fatto bene. Mi ha crossappato? Mi sono crossappato da solo? Questo fa male. Cazzo, che botta. Forse passo attraverso. La parata. Oh shit! Qua devo stare molto attento. Merda, mi ha fatto il basso. Rischiavo di morire di chip damage, eh. Dovevo essere forse più aggressivo, ma avevo paura che mi piallasse la super in faccia. Purtroppo Nago, quando entra nel Blood State, perde tantissimi punti vita. Ma conviene star difensivi. Bella partita, tra l'altro. GG. Perché se tocchi il tasto sbagliato e ti fa quella super istantanea di merda, sei morto.
Anche se te la fa in parata, ti ammazza di chip damage. Però puoi limitare il chip damage con la parata perfetta. E quindi quella roba lì non è così pericolosa. Invece, se attacchi, sei fottuto. Se attacchi, sei fottuto. Quindi tendi a rimanere difensivo. Però comunque non è facile. Nago è molto. Nago fa paura. Nago fa molta paura. Manigoldo con Zato. Il primo Zato di oggi, ragazzi. Nago fa paura. Perché hai sempre paura di muoverti. Perché se ti muovi sbagliato, perdi metà dei punti vita e son cazzi. Nago è molto forte. Nago è molto forte. Nago è un bel personaggio. Secondo me sarà uno di quelli più pericolosi in mano ai giocatori bravi, ragazzi. Poi bisogna vedere come ribilanciano tutto al lancio, per carità di Dio. Zato invece rimane sempre quello più figo. Oltre a essere uno dei più difficili in assoluto da usare. Oh wow, jump burst così. Oh no! Mancato. Wololo, dopo guardo che sei iscritto. Preso. Bravo. Super a sbafo così. Ok, posso capire il motivo, ma no, devo stare offensivo. E adesso non ce l'hai più. Occhio a non mandare di così. Grazie Sbarbon per l'iscrizione. Preso. Bravo. Così. Morto. Unghia. Renderà la tua vita migliore. Non pensare. Unga, anche tu. GG Manigoldo, GG. Voglio usare un po' Ram, ragazzi. Sempre figo, Sol. Oddio, anche Kai. No, Ram letale. Che è meno unga di Sol, parliamoci chiaro. E so usarla molto peggio di Sol. Però fa dei bei danni anche Ram. Voglio switchare un po', nel senso, se uso solo Sol è anche noioso per chi guarda la casa. Anche se in realtà avete una bella variazione di personaggi, quindi comunque si è visto giocare. Con Ram non sono forte come con Sol, ragazzi. Sono molto meno allenato, parliamoci chiaro. Quindi non sarò altrettanto competitivo, mi darete probabilmente un sacco di schiaffi. Però Ram è forte abbastanza da mettere comunque la gente in difficoltà. È molto forte, molto molto forte. È proprio un bel personaggio in sto Guilty. Molto più semplice rispetto al passato, ma secondo me è molto più pericolosa. Cioè, qua Ram è quasi sicura, quasi scontatamente un top tier. Parliamoci chiaro. Explosion. Quasi. Ho sbagliato. Preso. Morto. Allora che danni che fa anche lei. Quindi.
Sono beccato una superaccia in faccia. E ora ti devi prendere qualche schiaffo anche tu, però. GG. È molto difficile concettualizzare un picchiaduro, Heathcliff. Perché comunque è tutta matematica. È tutto sistema. E un numero sbagliato manda tutto a fanculo. Però al contempo non puoi bilanciarlo. Cioè, un picchiaduro troppo bilanciato è noioso. Un picchiaduro troppo sbilanciato è una merda, perché poi online trovi gente che usa soltanto i personaggi rotti. Deve esserci un equilibrio. Devono esserci matchup. Un personaggio molto più forte della media degli altri comunque deve avere due o tre personaggi che gli rompono il culo, che sono calcolati attorno a lui. Ecco, mi ha teletrasportato. Ci vuole sempre un qualcosa che renda il gioco divertente e interessante senza renderlo rotto. E il resto lo fa la skill del giocatore. Cioè, un personaggio magari più forte del tuo, perché ha tool migliori, può comunque venire bypassato se studi bene il matchup e te la giochi meglio. Tutti i personaggi devono avere modo di battere tutti. Questo è fondamentale. Io. Ma ti sto sbagliando. Preso. Male. Male. Bravo. Ah, mi ha fregato alla fine. Oh, non mi ha fatto la mossa. Preso. Sei all'angolo con Ram Lethal. Ti sembra una buona mossa? Non è una buona mossa, te lo dico io. La mossa è toglie l'ira di Dio, ma è anche molto sconveniente. Grazie, spade. Preso, preso. Yes. E ora ci divertiamo. Bam! Questa cosa qua che Ram Lethal può interrompere la sua super e andarti in faccia, io la adoro e la amo alla follia. Bravo. Bravo. Male. Se la sta giocando safe. Ma credo che abbia cliccato qualcosa. E infatti se l'è presa in faccia. Morto? No. Ah, GG. Cazzo, questa è stata veramente tirata dal Fabri. GG. GG. Minchia, pare di giocare in locale. Comunque, ragazzi, quanto cazzo è figo sto netcode. Bella, questa è stata una delle partite più belle di oggi, una delle più combattute. È garantita quella roba? No, assolutamente. Chaos. Cioè, ti permette di fare dei mix-up RAM dopo la super se hai la full bar, però devi arrivare alla full bar. La tension ti fa fare le super e i Roman Cancel, Gen Mode, che sono il fondamentale del gioco, i Roman Cancel. Wow, che cazzo di mixapone, mi sono beccato qua. Oh già, Ico, sta partita è imbufalito. Non sto facendo una mazza.
Qua ho fatto un grave errore. Che cazzo è successo? Ah, perché avevo lanciato la spada e quindi non mi ha fatto la mossa. Ci sta. Preso? Credo di sì. Va bene lo stesso, ho ripreso le spade, il mio intento era quello. Se fa mica così. Che cazzo? Giovanna è una mix-up queen, madonna, a un certo punto non capisci più un cazzo, ti va a destra e a sinistra. Con Ram, che è comunque un personaggio medio-lunga distanza, è difficile gestirla, per davvero. GG! Ti fai un mirror match, Iscalte? Va bene. Facciamo l'ultimo match di oggi, dai. L'ultimo match di oggi, siamo all'oretta di live. Facciamo l'ultimo match di oggi. Lo faccio con Ram, perché comunque con solo ho giocato molto bene. Ho avuto anche un discreto successo. Con Ram devo giocare meglio, ragazzi, sono poco allenato. Però comunque un po' di efficienza, come vedete, ce l'ho. Un po' di trucchetti bastardi ce li ho. Pino Scotto con Kai Kisk. Ok. L'8 marzo seguirei il Digital Event di Capcom. Cosa fanno vedere, Pistinto? Seriously? Di già? Fa troppo aggressivo, Pino. Oh, questo non capisco. Non gli ho fatto niente di chip, comunque. Uppala. No. Bung. Qua non va bene. Devo uscire da qui, ma mi sono fatto infilare all'angolo male. Devo capire come fare con Ram a rispondere all'angolo. Oddio. Madonna, ma che cazzo di norma la caio? Ma basta! Come rispondo una volta che non ho più le spade? Sono fottutissimo. Una volta che non ho più le spade, con Ramleta all'angolo non c'è proprio più verso. Cazzo. Kai ti mette una pressione inaspettata. Con Ram devo veramente capire come rispondere agli angoli. Perché con Sol ho presente. Ce li hai un sacco di tasti... GG comunque. Ce li hai un sacco di tasti che ti buttano fuori all'angolo. Con Ram non capisco. La mossa col braccio che avanza, Chaos Trigade, in realtà ha un delay di qualche frame in partenza che comunque avvantaggia troppo l'avversario. E Kai Kiss che ha delle normal che partono troppo velocemente, sono troppo istantanee per uscire con quella. Quindi ci deve essere qualcos'altro.
Comunque, Gigi, ragazzi, vi si vuole un sacco bene. Molto amore a tutti quanti. Grazie mille per avermi seguito in live. Sono state delle belle partite. Mi sono divertito un sacco. Grazie per aver giocato con me. Nulla, ripeto, ragazzi. A breve sarà l'ultima live di Strive questa. A breve la beta finirà. Che è un peccato perché comunque è una beta della Madonna. Io per il momento ho scelto Sol come main. Devo vedere come saranno Aino e Coso e Angie. Angie mi interessa molto, ma per il momento Sol mi sa che lo uso come main. E tanta roba. Il gioco è bellissimo, il netcode è bellissimo, le lobby fanno cagare, il roster è piccolino ma è molto diversificato e molto divertente. Bisognerà vedere come uscirà il gioco, che modalità avrà, come sarà gestito, ragazzi, ma per il momento tanta roba. Quando uscirà ovviamente faremo altre live e faremo almeno delle un po' di live in cui si spiega proprio bene come giocare, cioè anche se non sai giocare è proprio le basi. Come usare le normal, come usare il Roman Cancel, come fare delle combo base. Così si parte almeno da quella roba lì, per chi non lo sa giocare, e poi pian piano si gioca assieme per andare avanti, che è il modo migliore per farlo assorbire la gente, perché se comunque non... cioè avere una community che gioca con te anche se non sei capace è un ottimo modo di imparare, e credo che questo comunque all'inizio lo giocheranno in tanti. Con rollback durerà più degli altri Guilty Gear quasi sicuramente, quanto non lo so, non ha concorrenza quest'anno, perché parliamoci chiaro, King of Fighter 15 conoscendo SNK non avrà rollback e quindi morirà dopo un mese. Cioè, è brutto da dire perché King of Fighters 15 potrebbe essere anche un altro picchiaduro, ma se esce senza il rollback adesso, muore dopo un mese. Invece questo con rollback può durare anni, se la community lo prende bene. Non sarà perfetto al lancio, non ho dubbi, perché non può esserlo. È cambiato troppo rispetto agli altri e avrà sicuramente qualche cazzata. Però, secondo me, hanno azzeccato la quadra. Il gioco è veramente divertente. Ci vediamo domani con un live, non so se riusciamo a recuperare... Allora, no, domani c'è Persona 5 Strikers. Vediamo quando riusciamo a recuperare con Simone Barba e Baffi. Comunque sarà durante questa settimana. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao ciao!